Benvenuti finalmente al sesto gameplay di Lego Harry Potter. Oggi si giocherà l'ultimo livello del primo anno, che si intitola La faccia del nemico, che credo sia il mio livello preferito. Adesso chi prenderò? Mechner, no. Magolosco, no. Tom Riddle, no. Oddio, è più difficile scegliere il personaggio del livello. Ah, io qua ho creato alcuni personaggi, tra cui Luke Skywalker, Barbone, Tuggy, Signor Cemento, The Crazer, cioè il più pazzo, Nonna Rude, Bullo, Signor Edward. Dall'altra parte che ho fatto? Ferroviere, Lumix, mio compagno di classe, Mister Buffon. Non è Buffon, ovviamente. Sapete chi prendo? Prendo... è che non me lo ric- non mi ricordo nessuno. Prendo... no, non voglio il Tuggy, voglio il Barbone. Barbone. Giocatore O. Di cui non mi ricordo completamente l'aspetto. Andiamo. Cioè, in effetti è proprio un barbone. Oppure è un gangster cretino. Vabbè. Comunque, se volete vedere meglio la sua faccia, vi consiglio di guardare di qua. Sembra quasi un Indiana Jones col cappello bianco. Allora, prima di tutto, qua ci sono due candele. Ah, nessuno aveva visto il cane Fuffi? Beh, io sì. Qua c'è un tizio che fa il bagno. Sono qua? Mi ha lanciato una paperella che ora è diventata enorme e la do al cane. Il cane adesso è lì che gioca con la paperella e posso montare l'arpa che aveva distrutto Raptor. Zoom 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 zoom. Adesso dormo anch'io. Andiamo giù. Adesso, cosa molto molto importante, qua dove sto mirando io c'è un buco, non dovete caderci assolutamente subito. E vi spiego anche il motivo, perché qua c'è un coso di metallo con un personaggio o uno stemma, e dopo se cadete non potete più risalire. E quindi è un grosso guaio. Comunque vedete, qua ci sono anche queste radici se volete fare un po' di soldi. Bene, scendo giù. Ancora sti cosi. Ok. Adesso. Qua c'è un nonnetto. Ho inglobato Hermione. Gli metto un coso in testa. Ok, il nonnetto è morto. I personaggi che create possono volare. Cioè, possono anche andare in alto, perché molti personaggi, tra cui Voldemort. Cosa ho fatto? Ok. Cioè, non sanno proprio volare. Cioè, io, l'unico che sa volare in alto è Harry Potter e forse anche Silente, ma non mi ricordo. Comunque, i personaggi che create, sì. Bisogna colpire
Ah, ecco, però quello è il problema. Soltanto Harry Potter, quando vola, può usare la bacchetta. Quindi, utilizzate Harry Potter. Se avete sentito un urlo è perché sono morto. Ecco, adesso mi soffermo un attimo qua per farvi vedere una cosa. 3 su 10. Bisogna rompere tutte le chiavi. E l'ultimo è qua. Stemma o personaggio. Adesso mi soffermo qua invece, dove credo ci sia uno studente in pericolo. Dalla musichetta direi di sì. Uè, 2 monete da 10.000. Ok, adesso dov'è la scopa? Oh, qui. Ok. E andiamo qua. Adesso prima di andare avanti vi mostro qua che c'era una scatolina col lucchetto e dentro un personaggio o uno stemma. E dopo la seconda prova, cioè la terza ed ultima prova, gli scacchi. Speravo ci fossero come personaggi gli scacchi, ma evidentemente qua ho rotto un pezzo, stemma o personaggio. Ah, ricordo benissimo che qua si sblocca un personaggio ed è proprio quello che sto usando, ovvero il professor Raptor in versione... Oh, stanno giocando. Il professor Raptor in versione doppia faccia Voldemort. Noi siamo i neri, abbiamo sacrificato un pedone, ma apposta per fare questa mossa qua. Adesso c'è una cosa che... Aspettate che qua c'è un coso, la magia oscura. Ecco, forse adesso. Comunque so che in questa sala si sblocca Voldemort in questa versione qua. Adesso voglio il mio barbone. Barbone, c'è anche scritto. C'è la mia cosa preferita. Salite di qua. Pam. Però arriva quella regina che io non sopporto. Mi ha spinto giù. Qua comunque vedete c'è una torre. Ho colpito il re. Che fa? Guardati là. E ride anche. Adesso qua ci sono i pezzi della nostra regina che vado a montare. Ecco qua, non so se vedete, qua c'è la regina che va all'attacco. Dopo un sacco di rigiri si va contro Voldemort Raptor. Lancia dei cosi inseguitori. E poi lancia... C'è il fantasma. Adesso io vado. Ma bisogna avere per forza Harry, perché ha la pietra filosofale. Quindi purtroppo adesso dovrò usare quel tremendo personaggio di un Harry Potter, quando invece potrei usare un barbone. Questo qua è cos'è? Harry Potter versione lago, direi, perché già il costume. Ora dovrebbe arrivare la fantasmagorica fantasma
cioè il fantasmagorico fantasma. Tanto prendo un po' di monete. Qua c'è lo specchio, vedete? Uop. Ok. Stop. Oh, mi ha colpito. Oddio, Erlina è volata via. E così non girò i sei film dopo. Cioè, in realtà i sette. Perché... E dai, e sparo la testa. Yuhu! E così finisce il livello. Grazie a tutti per avermi seguito almeno fino alla fine del primo film, del primo anno. Adesso ci vedremo al secondo anno. Oh!